paura di tornare anche perché il 2022 rappresenta una tappa importante nella storia della nostra compagnia. Lo abbiamo già detto tante volte, lo ripeteremo ancora. Il 2022 la Lega di Balta spegne le sue prime 30 candeline. Quindi io vi chiedo un applauso per un traguardo importante, un traguardo sicuramente non banale, non scontato, sono tanti anni e noi vogliamo salutare, non lo vedo ancora, arriverà tra poco, vogliamo salutare Franco Guaragna. Vi chiedo un applauso per Franco, un applauso grande grande perché fu per appunto lui il primum movens, fu lui che in una lontana sera d'estate del 1992 ci radunò, ci convocò proponendoci di allestire uno spettacolo teatrale qui a Murano. Noi aderimmo con un entusiasmo indiscusso e indiscutibile, preparammo una commedia che fu poi rappresentata nel campo sportivo, dei ricordi indimenticabili. Quando abbiamo... Noi siamo profondamente convinti che il teatro sia passione, sia emozione, sia amore. Lo sapevamo già da tempo, lo abbiamo ulteriormente capito nel corso di questi due lunghi anni. A proposito, non festeggia soltanto la Lega di Balta il suo compleanno, anche il virus oggi compie gli anni, due anni. Sì, perché era il 20 febbraio del 2020 che esplose questa bomba atomica col primo paziente affetto appunto dalla patologia a Codogno. Ci sono anche, non vedevamo l'ora di tornare qui per farci massacrare tutte le sere da Casimiro. Ci siamo felicissimi, abbiamo in mente tante cose belle, non vogliamo svelare tutto perché per scaramanzia preferiamo di volta in volta rinnovare e diciamo esporre i nostri appuntamenti. Possiamo sicuramente dire che a maggio la nostra compagnia presenterà una delle opere in assoluto più belle scritte dal maestro Edoardo Scarpetta, Tre pecore viziose, ma poi vi bombarderemo con Facebook e quant'altro perché noi vi vogliamo qui sempre numerosi, sempre in forma. E a proposito di ringraziamenti, noi chiaramente dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale. Buonasera a tutti, è un momento importante per la comunità di Murano, un momento importante per me perché questi 30 anni della Lega di Balta li ho vissuti non da protagonista, magari per la maggior parte di questi 30 anni, quasi la metà, insomma, io ho fatto il sindaco di questa comunità, ma già da prima, per l'amicizia che mi lega a loro, a Emilia, a Massimo, a Franco, a tutti gli altri, ho vissuto questo crescere di questi amici che si sono imbattuti in qualcosa che poi è diventato qualcosa di importante e ci permette stasera di iniziare i festeggiamenti per i primi 30 anni della Lega di Balta con un evento importantissimo, un evento che come sindaco mi riempie di orgoglio, dovrebbe riempire di orgoglio tutta la comunità di Murano. Noi, lo ripeto, siamo profondamente convinti della meraviglia del teatro, che è un importante luogo di aggregazione e di scambio di pensiero. Lo strepitoso concerto dell'Orchestra Sinfonica, ma ci permettiamo di rubarvi qualche minuto perché vogliamo presentarvi un video, un breve video, che riassume un po' questi nostri primi 30 anni di vita. Non vede il secondo tempo del film 2022, I sopravvissuti. Tanti auguri da questo ragazzo un po' sterionato. Thank you.
parlo di una sempre presentazione, di una peça de teatro encenada por atores italianos, uma comédia clássica napolitana que quem não domina o idioma vai poder acompanhar. Grazie allo Stato Principe che ha allestito questo video meraviglioso. Noi siamo pronti a questo punto, non ci resta che iniziare questi festeggiamenti con uno spettacolo meraviglioso. Abbiamo il privilegio e l'onore questa sera di ospitare per la prima volta all'Auditorium Massimo Troisi di Morano Calabro l'Orchestra Sinfonica di Cosenza, a quale vogliamo tributare un applauso di benvenuto meraviglioso a tutti i maestri.
Thank you.